Oggi è la giornata dell'Ask Me a Question. And so, we do it in two languages. Well, three languages: Espanol, Italiano, and English. We will put subtitles so you can follow us in all the languages we know. Oh mio Dio, dobbiamo rispondere a tutte queste domande. Wow, Esatto. ragazzi! Mi sa che dobbiamo essere un po' più veloci a No, veramente! scorrere! Oh mio Dio! Ta-da! E adesso? Ci proveremo! Ok, mettiamoci all'opera. Mi sa che dobbiamo essere un po' più veloci a scorrere! No, veramente! Oh mio Dio! Ta-da! E adesso? Ci proveremo! Ok, ma con la prima domanda, cosa ti hanno chiesto? First question. Are you feeling happier? I know this month was hard. Well, this month was hard for everybody of us. And well, I'm not feeling happier. My mood changed every 6 hours in this period. The number we see about the disease, about the virus, they are very, very big and scary. And I'm also scared about that. And for that, I'm stuck at home, and I stay at home since 2 weeks about. I just go out for the trash or just to buy something for it. And that's all. So I'm just trying to be proactive and to be happy because I'm alive, and so just to kill the bad mood. So that's just my reaction today. I try to do my best, and actually it's not that bad to stay at home all the time, no? Una domanda molto molto interessante. A full video of your daily workout. It's very interesting. You're right. I love much more to train when I'm at the gym. At home it's a little bit more difficult to find the motivation. But yes, I concentrate at home much more on the glutes because I want to build them. I want to let it grow. So yes, I do a lot of free body exercise. I use my kettlebell and some elastics. And then, of course, when I can, I use my pole right there. What's your favorite car? My favorite car, well, my dream in this moment is, imagine what? Bigger, bigger car. It's the Ford Raptor. It's really something I wish I could have. This But the island, Shelby version. I don't know the Shelby version, which is the difference. For me, it's the But Shelby I know version. I want the Raptor because I want to go around Tenerife in off-road, and that would be perfect. So, next question. We can respond to this question. Ricordi cosa significa cippino? Che significa cippino? Il vostro sogno nel cassetto. Sogno nel cassetto, sogno nel cassetto. Comunque, complimenti per tutto. Con cuoricino. Annesso e Grazie. connesso. Sogno nel cassetto. Allora, mi è sempre piaciuto pensare che nella vita non bisogna credere ai sogni, ma che bisogna lavorare duro per ottenere quello che vuoi. Sostanzialmente il mio sogno da bambina era molto semplice, era essere felice. E questa è una cosa che ho costruito insieme a Stefano e quindi va bene così. Penso che sia come dire, l'approccio giusto alla vita, non aspettarsi troppo, ma costruire giorno dopo giorno ciò che si desidera. E generalizzare aiuta sempre, quindi il mio sogno non era specifico, ma molto più generalizzato, il che dà spazio appunto a dei percorsi alternativi come quello che è poi stato il mio lavoro, quello che oggi è il mio lavoro. Qualcuno ti dice presidente, presidente! Presidente, Danica Mori for president. Ok. La Spagna è la vostra casa oramai? Sì, devo dire ragazzi che si vive da urla a Tenerife. Io personalmente ho apprezzato tantissimo il servizio di email quando arriva una raccomandata, cosa che abbiamo chiesto in Italia e sembrava venissimo dalla luna. Cioè qui tu mandi una raccomandata e quando arriva al destinatario ti arriva un'email. Già sta. Una domanda, parla in francese. Je suis très jolie. Non è la tua Je lingua il suis francese? une très jolie fille.
j'adore Paris. J'adore la heure de France, français. Le français, c'est... I don't know. Petit bien. Petit peu. Je parle un petit peu de français. Je comprends, mais je ne parle pas français. Altra domanda. Qual è la tua routine giornaliera? Allora, mi sveglio. Prima cosa che faccio è accendo il computer. Controllo tutti i messaggi e scrivo ai miei fans. Ti pappi la colazione che ti preparo? Mangio qualcosa, il più delle volte nell'ultimo periodo preferisco appunto le uova strapazzate. E successivamente cerco di trovare il tempo, soprattutto in quarantena, di allenarmi dentro casa, altrimenti fantastico, andiamo e ci svaghiamo per un'ora, due ore al massimo. Io sono fermo da 3 settimane. In palestra e io mi sono montata il mio palo, quindi in qualche modo qualche motivazione in più. E ci prendiamo del tempo per noi stessi, ovviamente, alle volte creiamo dei contenuti, shottiamo, comunque in generale è diventato tutto shottare, e quindi shottiamo, e alle volte invece continuiamo a lavorare ai nostri progetti, al computer, e o ci prendiamo del tempo per noi stessi, oppure shottiamo in senso professionale e non professionale, shottiamo. Ok, un'altra domanda molto semplice per te. Che cosa ne pensi della cannabis? Pro e contro? L'hai mai fumata? Allora, l'ho fumata. Sono pro cannabis, però ho smesso di fumare del tutto già da circa 8 mesi. Sono pro cannabis per le sue proprietà indubbiamente curative, come è già stato appurato dai medici e non di certo da me. E con Stefano da giovani, circa 12 anni fa, ci ammazzavamo di canne, lo devo dire, è la verità. Io sono una di quelle che quando iniziavamo a parlare di temi esistenziali mi si spegneva in mano e lui si arrabbiava ogni volta perché dovevo riaccenderla e consumavo il prodotto. Però alle volte me le spegnevo da sola del tutto, e continuando a parlare, distraendo il mio interlocutore, e ero furba. Abbiamo una domanda per entrambi, carbonara o lasagna? Carbonara. Se sono quelle di mia nonna, lasagne. Se la cucino io, lasagna. Vabbè, sì, lasagne. Lasagne. No, ma al massimo facciamo io carbonara, lui lasagne e ce la scambiamo. Ah, you look so beautiful. Thank you. This is not a question. No, it's just a compliment. So, why are you so amazing? Another, thank you so much. Ok, solo complimenti, grazie. Altra domanda, quando tornerai in Sicilia? Mi auguravo di poter tornare quest'estate in Sicilia, ahimè il Covid penso ci farà saltare tutto quanto. Le mie mete erano tutta la Sicilia, volevo girarla un po' tutta, e la Grecia, e quindi non so. E le Filippine e l'Indonesia a ovviamente, settembre? Beh, Filippine e Indonesia, quelle erano nella lista già da 3 anni, quindi senza dubbio ci sono, però quelle imminenti sarebbero state appunto Sicilia e Grecia, poi vediamo, il resto è da vedere. My favorite bikini, well, I will let you see. Forza Siracusa! Yes, Syracuse, it's our city, it's where we were born. For all the people who doesn't know that, we are from Sicily, we lived in Syracuse. We love it, actually, our city. It's small, but it's full of culture, full of story. And if you ever pass by Sicily, you should go and spend at least 2 or 3 days. En español esta pregunta, ¿en qué ciudad de España viven? Qué lindo no sabía. ¿Y por qué dejaron Italia por así decidirlo? Entonces, vivimos en Tenerife, es una isla de las Canarias. El sol, el calor y la gente. Próxima domanda. ¿Ci dici qualcosa en dialecto siciliano? Chissà com'è la tua pronuncia. Oddio, io... Agoda ruppa ruppa? Ci vanno mezzo con un cicoppa. Bingo! Perché abbiamo pensato la stessa cosa, volevo dire la stessa... Pazzesco. Siamo in... In simbiosi. In simbiosi.
Fala portugués, manda un beco para Brasil. Y yo, yo puedo decir solo todo mundo que baila. Todo mundo que baila en Portugal. Parlare brasileo. Yeah, no, obrigada, obrigada todo mundo que baila. Un beso para todo Brasil. Se ci manca la Sicilia, sì, decisamente la Sicilia di tanto in tanto ci manca, soprattutto per il mare d'estate, che è caldissimo rispetto all'oceano, molto più caldo, in parte anche perché le nostre famiglie sono lì, però ci fa tantissimo piacere in ogni caso andare per le vacanze estive o comunque... A me mi mancano gli arancini. Sì, il cibo, la cosa che ci manca... Le pizze e le impanate con le patate. La cosa che a me è mancata di più quando siamo arrivati qua in Spagna è stato... Il giardino della mia villetta. No, il tomato. Tomato, il pomodoro. Ragazzi, il pomodoro italiano è quello siciliano, lo sappiamo noi, solo noi possiamo saperlo. È uno dei migliori. È l'unica cosa veramente che per cui avrei voluto pagare un biglietto tutte le settimane per andare a prendere un paio di cassette di ciliegino. Però per il resto comunque viviamo bene qui, ci ha fatto bene anche staccarci un po' dalla città in cui siamo cresciuti, soprattutto anche per i pregiudizi, perché quando cambi città, quando cambi posto, ti le persone in vacanza. Non è solo quello, perché è Tenerife l'aria di vacanza, proprio per il fatto che si è sempre estate, ma perché le persone, quando ti incontrano in un nuovo contesto, non si preoccupano di che cosa fossi prima, ma ti vedono così come sei, come ti presenti, come una persona nuova. E quindi noi ci siamo presentati per ciò che facciamo, per ciò che siamo, e abbiamo detto del nostro lavoro, e in quel modo, non essendoci la reticenza, no? Di chi ti conosce da quando eri bambino, di chi conosce le tue famiglie, eccetera, c'è meno giudizio, la gente impara ad accettarti per come sei. E per come ti presenti, per esatto. Le tue esperienze, quindi, di che cosa parli, le tue argomentazioni. E quindi è stato sì, avere un po' una nuova vita in questo senso, e ci ha aiutato tantissimo anche a parlare meglio con le nostre famiglie e con chi... E con chi comunque continua a giudicarci per ciò che facciamo ancora oggi. Però mi mancano il mio giardino, mi mancano i miei cani, mi mancavano il mare a 50 metri di distanza, in linea d'aria, 200 metri a piedi, mi mancano le spiagge, qua abbiamo un botto di spiagge vulcaniche. Sono bellissime soltanto, anche quelle. Bellissime le spiagge vulcaniche, bellissime per fare le fotografie, per avere colorazioni diverse. Però la spiaggia bianca e le spiagge siciliane sono imparagonabili. E devo dire che viaggiando tanto ci siamo resi conto che, ragazzi, la Sicilia veramente non ha nulla che invidiare ai Caraibi, non ha nulla che invidiare alla Polinesia, non ha nulla che invidiare a tutte le isole caraibiche che vediamo nei vari giornali dei travel blogger. E veramente la Sicilia ha un grande, grande potenziale. Ahimè, poco sfruttato. Secondo noi. A me manca anche un po' il Duomo di Ortigia, perché Ortigia sì, è qualcosa che fai tutti i sabati sera quando vivi a Siracusa, perché è l'unico posto in cui andare, quindi dopo 15 anni che vai che ad Ortigia. Vai al Duomo di Ortigia a passeggiare, la conosci a memoria, ma però io ogni volta che andavo, se non passavo di fronte a quel Duomo... Per te non era sabato sera. Non era, è qualcosa, veramente, quel Duomo è davvero particolare, quella piazza con la sua struttura, venendo da una piccola stradina, e poi il suo allargarsi enorme e il suo barocco, i suoi colori bianchi, era qualcosa di cui ero innamorata e tuttora sono innamorata, quindi assolutamente per certi versi casa è sempre casa.